Tutti in classe, finite le vacanze. Venerdì 15 settembre riaprono le scuole in Emilia-Romagna e si torna sui banchi fino al 7 giugno 2018. La campanella suonerà per 35.607 studenti in tutta la provincia di Piacenza, così suddivisi: 4.418 nell'infanzia, 11.878 nella scuola primaria, 7.306 nelle scuole di primo grado, le medie, e 12.005 le superiori. I dati arrivano dall'Ufficio Scolastico Provinciale e confermano un trend di iscrizioni in crescita negli istituti superiori con 150 alunni in più. È boom nei licei con 5.684 iscritti, a seguire gli istituti tecnici con quasi 4.000 alunni e le scuole professionali con 2.324 iscrizioni. Sono giorni di super lavoro per i dirigenti scolastici alle prese con l'attività di routine e con la novità introdotta quest'anno, l'obbligo di vaccinazione per iscriversi all'asilo e a scuola. Entro il 10 settembre era necessario presentare l'autocertificazione per poter essere ammessi a nidi e materne. Il 31 ottobre è il termine per le altre scuole, sino al biennio delle superiori. Mettersi in regola non è semplice e gli istituti cercano di correre in aiuto alle famiglie. Ad esempio a Fiorenzuola, Mario Magnelli, dirigente scolastico del plesso dell'infanzia che conta 300 studenti, ha dato disposizione di telefonare casa per casa alle famiglie che non hanno presentato la documentazione necessaria. La situazione è, diciamo, per il momento è sotto controllo, nel senso che stanno arrivando, pervenendo alle scuole le autocertificazioni o le comunicazioni che l'ASL ha mandato alle famiglie. Nel caso specifico della scuola che gestisco, vale a dire l'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola, che è una grande scuola frequentata da circa 300 bambini della scuola dell'infanzia, il problema è ulteriormente complicato dal fatto che una buona parte di quest'utenza è di origine non italiana, e quindi anche l'informazione alle famiglie arriva con maggiore difficoltà, ed è per questo che abbiamo sentito l'esigenza di contattare telefonicamente una ad una le famiglie che non si erano fatte vive in questi giorni, e stiamo fortunatamente raccogliendo i frutti di questo lavoro, perché le autocertificazioni o le comunicazioni dell'ASL stanno arrivando e contiamo di completare il quadro entro l'inizio dell'anno scolastico. Anche a Piacenza città e in molti istituti della provincia i dirigenti hanno seguito la stessa procedura. Sono stati addirittura gli insegnanti a chiamare famiglia per famiglia. Nessun bambino resterà fuori dalla porta? Mi auguro proprio di no. La cosa ovviamente, tra l'altro, come dire, risulta particolarmente difficile per un uomo, per una persona di scuola, immaginare di lasciare fuori dai cancelli della scuola un bambino, una scelta dolorosissima e sicuramente non augurabile. Contiamo sul fatto di poter arrivare per tempo a risolvere tutti i problemi e quindi a garantire il regolare inizio delle lezioni per tutti i bambini della nostra scuola.